Il sopraggiungere dell'avversario di Abate che ha appoggiato Riccardo Pecchi ieri sera nella trasmissione di introduzione, diciamo così, al derby. Abbiamo fatto una pagella di carattere generale, contrapponendo i reparti, e abbiamo messo come difesa più o meno tutte e due sullo stesso livello, 8-8. Il centrocampo meglio quello dell'Inter, l'attacco meglio quello del Milan. Io credo che il Milan sia migliore nella sua completezza. Poi chiaro, ci sono dei momenti fra infortuni o situazioni fisiche che hanno condizionato molto l'Inter. Adesso l'Inter è molto più vicina non solo al Milan ma a tutte le migliori. Però credo che il Milan sia la squadra più compatta e ma più i voti forte. Dati ai reparti? 8-8 difesa, meglio il centrocampo del Milan meglio il centrocampo dell'Inter rispetto a quello del Milan, meglio l'attacco del Milan. Io credo che in questo momento preferisco ancora l'attacco del Milan, perché Infatti abbiamo dato 10 al Milan e 8 all'Inter. Esatto. Centrocampo dell'Inter 8, 7 al Milan. Lì magari ci può anche essere, nelle condizioni ottimali dei giocatori, forse può essere una lettura giusta. Germini è saltato sulla sedia al gol di Motta, eh? Sì. Sì, ora io non avevo obiettivamente, ho visto solo la palla dentro, non avevo visto né chi aveva tirato e né se erano. Ma l'importante era che fosse dentro. L'importante è che fosse dentro. No? Calcio di punizione intanto per il Milan, vediamo un po' cosa succede, siamo abbastanza distanti rispetto alla porta di Julio Cesar. Ibrahimovic si posiziona in area di rigore, sul pallone ci sono Emanuelson e Nocerino, probabilmente si tratterà di uno schema, vediamo la palla comunque allargata direttamente per Van Bommel che la fa scivolare sull'esterno per Abate, in soccorso Boateng, riparte l'azione del Milan, poi c'è l'intervento da parte di Thiago Motta, sarà ancora rimessa laterale a favore del Milan sulla sinistra rispetto alla porta interista. Già effettuata da Abate, con il petto Boateng gli restituisce il pallone, palla nel mucchio, riparte l'Inter, il Milan in pressione, la palla è nerazzurra. Alvarez prova a lavorare un pallone chiuso da tre avversari, marcatura strettissima su di lui, perde il pallone, riparte il Milan con Emanuelson e poi Van Bommel che finisce per sbagliare tutto cambiando gioco. Grande giocata di Zanetti che salta in velocità, Zambrotta tocca al centro dove c'è Milito che ha arretrato il suo raggio d'azione, Milito punta la retroguardia avversaria, poi sbaglia la misura del passaggio in profondità per Pazzini che gli aveva dettato un passaggio intelligentemente, però il tocco di piatto di Milito è sbagliato, palla sul fondo e era stata proprio fuori gioco netto degli altri. No, però Thiago Motta era proprio in posizione regolare. Thiago Motta è partito in allora che sono due televisori diversi. No, si vede proprio. No, è stato evidenziato dalle freccette. Thiago Motta parte mezzo metro dopo la riga. Sì, ora Riccardo, però io applaudo alle freccette, ma l'impressione è che la freccetta fosse fuori gioco anche Thiago Motta. Poi, ma si vede male però. Ora, fidatevi che tre giocatori dell'Inter hanno detto fuori gioco, ma Thiago Motta era mezzo metro dietro l'ultimo difensore del Milan. Vittorio, per il momento è un derby che secondo te sta andando da derby rispetto al resto? Allora, io ho notato che la prima giornata del 2012 è stata ricca di gol e di divertimento, sì. No, la prima. Oggi ci siamo già annoiati abbastanza. Beh, insomma, però c'è stato quel 20 minuti del secondo tempo iniziali che sono stati straordinari. Gol da tutte le parti, Eccolo! Conclusione di Ibra con il sinistro. Genoa che ha ribaltato, strozzato. Il Parma che è andato a ribaltare il Chievo. Mi è sembrata però stato più che altro una reazione di tipo nervoso, non di tipo di gioco. Questo derby stasera è nervoso, giocato. Io sbaglierò, siccome ieri ti ho detto in tempi non sospetti che secondo me sarebbe stato un derby contratto con pochi gol, qui vedo i colleghi sui giornali hanno puntato sul fatto che potrebbe essere un derby dai tanti gol. Eccolo! La conclusione pericolosa, poi il destro, la palla buona in area di rigore per Pato che è troppo davanti con il corpo e finisce inevitabilmente per sparare alto. Buona occasione per il Milan dopo 10 minuti. Non ti dico cosa gli ha detto Ibrahimovic, è una conclusione sbagliata, poi un po' fortunato il Milan in questa circostanza. Pato aveva la possibilità di far male, ma ha alzato decisamente il pallone. Pato si trova in queste situazioni, in questi rimpalli, e da lì di solito lui non sbaglia. Vittorio, dicevi? No, dicevo che secondo me potrebbe essere una partita un po'
contratta sul fronte delle occasioni, quindi anche, come dicevo, una partita da under questa qui, da under. Però vediamo, l'Inter ha fatto vedere un bel paio di cose in ripartenza, interessanti, si gioca con grande ritmo e grande intensità. E anche con tanta vigoria fisica. Vabbè, questo è il derby. Nel bene e nel male sarà la difesa dell'Inter questo è il derby, che decide il derby. Posso chiedere all'Interofili, ma perché Sneijder non gioca? Me lo chiede a me. C'è una dichiarazione prepartita di Beppe Baresi. Immane. No, c'è una dichiarazione ufficiale di prepartita di Beppe Baresi delle 8:20, nel quale a domanda specifica ha risposto: non abbiamo voluto snaturare l'impostazione della squadra. Quando sarà a posto vedremo. Vedremo. Cioè, quindi non è ancora al massimo fisicamente. No. Beh, del resto Ranieri anche 2 settimane fa l'aveva confermato, gioca chi è più in forma. In relazione al punteggio che hai fatto dei vari reparti delle due squadre, sì. Io credo che un conto è l'Inter, sono d'accordo per difesa e centrocampo, ma in attacco se c'è il Milito di 2 anni fa, di là c'è Ibrahimovic, ragazzi. Comunque sia, non c'è corsa, qualunque attacco tu abbia contro Ibrahimovic, non c'è corsa. Il Milito di Mourinho del triplete era un giocatore non solo che segnava, ma era di grande utilità alla squadra, come del resto Ibrahimovic, per carità. Però non vedo tutta questa differenza. Certo, se mi dici il Milito dell'anno scorso o di quest'anno, Giuchi non vede tutta questa differenza fra l'attacco del Milan e quello dell'Inter. Non è quella di ad Mourinho, oggi? No, infatti. Appunto, allora la devi analizzare in questo senso. Cioè, io credo che Ranieri in questo momento debba mettere in campo la formazione con i giocatori nelle condizioni migliori, perché c'è da correre contro questo Milan. C'è da correre. Ora si stava parlando di valori in linea generale. Per me, l'Inter con Milito gli attacchi e Sneijder, di ora, io sto valutando gli attacchi di ora, le condizioni appunto, di ora. Ovviamente. Ciucchi è d'accordo sul 10 all'attacco del Milan e 8 a quello dell'Inter o no? Sì. Anche se io il Milan mi piace quando c'è Rubinho in campo. Ah sì? Al posto di Pato? Io lo metterei anche qualche volta anche al posto di Pato. Quindi lei è più un ibrahimoviciano. Io sono Rubinho molte volte ha cambiato le partite. Ma non segna mai, sbaglia dei gol incredibili. Grazie ragazzi, siete eccezionali. L'anno scorso, ma quanti gol fece l'anno scorso? Rubinho. No, pochi. Quanti gol ha fatto 12, l'anno scorso Rubinho, Leo? 13? Ha fatto 9 reti. 9. Credo, però non ho certezza, mi sembra 9 reti. Ricontrolla, però. Sì.